grandissima partita, grandissima prestazione della Lazio, anche della Roma. Sì, siamo molto contenti, sono contento del gol, della prestazione della squadra e di questa grandissima vittoria. Senti, stai vivendo un momento particolare, di grandissima forma, che in tutta condizione stai diventando un giocatore leader della Lazio. Sì, sono contento, ma di leader stasera ne ho visti tanti in campo. Abbiamo fatto una prestazione sotto l'aspetto fisico e tecnico di alto livello e dobbiamo continuare su questa strada qua. Senti, ma questa Lazio, se continua con queste prestazioni, forse è troppo bella per essere vero stasera, perché stasera Lazio ha annientato i campioni d'Italia, ecco, è un problema di continuità, di mentalità, perché se continua così ogni traguardo non è precluso. Questo è quello che stiamo cercando, la continuità è una cosa fondamentale per noi, dobbiamo cercare ogni partita magari di portare questo atteggiamento fin dai primi minuti per tutto l'arco della partita e cercare di portare a casa i 3 punti sempre. Senti Mattia, adesso passano comunque 10 giorni impegnativi, no? Perché adesso c'è la prossima di campionato, che comunque è una sfida complicata, e poi c'è la Juventus. Il tutto, almeno per ora, senza ancora Ciro Immobile, nonostante poi stiate dimostrando che anche senza Ciro Immobile questa Lazio segna e come, è impegnativa. Sicuramente, adesso ci saranno tante partite, ma lo sapevamo. Quest'anno è un campionato particolare, però lo è per tutti, quindi noi andiamo avanti e penseremo partita per partita. Senti Mattia, visto l'andamento di questo tridente, Ciro può tornare con più calma? No, Ciro deve tornare in fretta. Senti, la condizione della Lazio è cresciuta tanto, ad esempio stasera abbiamo visto un grandissimo Milinkovic, no? Che nelle partite precedenti sembrava ancora un pochino sottotono. Come sta la Lazio in generale? Beh, prima della partita il mister ci ha tirato fuori i dati fisici delle ultime 2 partite, erano dati di alto livello, quindi stasera siamo arrivati qua pensando solo a portare in campo quelle caratteristiche lì e abbiamo fatto una grande gara. Certo, una cosa bella che emerge da questa Lazio sembra un gruppo molto saldo, tiro fuori l'esempio di Luis Alberto, no? Se ne è parlato molto. Stasera l'ho visto in campo, volitivo, si è impegnato, chiamava il pubblico, è un gruppo saldo, te lo confermi? È un gruppo sanissimo, Luis è un bravissimo ragazzo, è un grande amico per me e penso che non abbia mai avuto problemi. Mattia, restando, quanto cambiano i tuoi movimenti, i tuoi compiti, questo che non c'è una prima punta del tuo? No, i miei non cambiano un po' più quelli di Felipe rispetto a Ciro, sono caratteristiche diverse, magari Ciro cerca più la profondità, a Pipe piace più venire a giocare. Magari siamo io e Pedro ad attaccare di più la profondità quando Pipe viene fuori. L'ultima. Sei tra gli esterni d'attacco più importanti del campionato, con tutti i messaggi che mandi a Mancini. No, io penso a far bene partita per partita e sono contento di quello che sto facendo e continuerò a farlo. Senti Mattia, proprio al volo, Sarri un bel po' di tempo fa ormai, parlando di sarrismo, aveva detto che insomma, sarebbe arrivato il momento in cui ognuno sapeva perfettamente dove fosse l'altro, no? Questa sera avete dato proprio questa sensazione, specie sul gol di Felipe Anderson, tu, Luis Alberto, Felipe, vi capite in un modo straordinario, con Pedro è lo stesso, questo è il sarrismo? Beh, penso proprio di sì, stasera si è visto, però non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo portare prima dell'aspetto tecnico l'aspetto della mentalità di questa serie.